Grande festa! Beh, ricordo del 19 maggio indelebile, ecco, ricordo come fosse proprio ieri. Ricordo prima della partita avevamo molta paura, no? Di una sconfitta, perché venivamo da un periodo magnifico. Durante l'allenamento c'erano già dei tifosi con la maglia con lo scudetto cucito, hai capito? Quindi noi toccavamo qualsiasi parte del corpo per toccare ferro. Ha recuperato la palla alle spalle di tutti i pari, ha toccato verso Lombardo e quest'ultimo si dice soltanto oggi l'impresa è riuscita. Il presidente Mantovani è stato lungimirante quando qualche anno fa decise di tenersi la sua squadra quasi al completo. La Sampdoria di Paolo Mantovani, che vince lo scudetto nel 1991, è stata paragonata spesso al Verona e al Cagliari, altre squadre che non avevano mai vinto il titolo e che hanno un po' stupito tutti. In realtà è un fenomeno particolare, un fenomeno unico, è difficile paragonarlo ad altre squadre cosiddette provinciali. Questo fenomeno ha un nome e un cognome, che è Paolo Mantovani. Paolo Mantovani è un signore laziale, romano, trasferito a Genova, che faceva il petroliere, decide di comprare la Sampdoria. Squadra di cui era tifoso già da qualche anno, tanto che ne aveva fatto l'addetto stampa, ma era una Sampdoria in quegli anni, una Sampdoria povera, una Sampdoria che faceva fatica, che giocava in Serie B e che non aveva né ambizioni né orizzonti. Presidente, perché la Sampdoria? Lei è romano, se non vado errata. Perché questo suo amore, che tutti conoscono, per la Sampdoria? Bene, nessuno mi ha fatto la stessa domanda perché ho scelto mia moglie. E ce n'erano tante altre, qua a Genova ce n'erano solo due. Quando Paolo Mantovani compra la Sampdoria, improvvisamente si avverte un cambio di passo. Comincia a comprare giocatori, comincia a assumere direttori sportivi, in particolare uno, Claudio Nassi, ambiziosi, e dichiara che vuole tornare presto in Serie A. Comprando i migliori giovani del calcio italiano, all'epoca gli stranieri non c'erano e poi sono stati introdotti in numero limitato, costruisce pian piano una squadra che anno dopo anno si plasma senza cessioni e si consolida. Quando sono arrivato effettivamente a Genova nell'83-84 trovai Mancini e pochi altri che poi sono rimasti lì con noi. Poi Mantovani acquistò Vialli, un giovane promettente della Cremonese, acquistò Lombardo, un altro giovane promettente. Mantovani li acquistò per costruire questa squadra che da quegli anni 83 in poi riuscì a vincere 4 Coppe Italia, una Supercoppa, una Coppa delle Coppe e uno Scudetto. Mantovani mi chiama, io ero a Udine, avevo subito un infortunio e mi ero strappato il gemello, quindi mi portò qui a Genova, guidò mia moglie da Udine, arrivavamo qui, parlammo, pranzammo. A un certo momento ho detto, ma prima o poi mi dirà qualcosa rispetto al contratto. Ci mettiamo davanti al caffè e lui mi dice, Beppe, guarda, io so che guadagni uno, ti va bene se te ne do 5? Arrivederci, grazie Presidente, ci vediamo il prossimo anno. L'anno dello Scudetto noi avevamo veramente la sensazione che fosse il nostro anno. Sono quelle cose che ti senti. Io sinceramente l'anno prima avevamo vinto la Coppa delle Coppe, l'anno prima ancora avevamo vinto la Coppa Italia. Cioè ogni anno vincevamo un trofeo e ci mancava lo scudetto, ecco. Quell'anno lì arrivò Branca e Ivano Bonetti, ricordo, e Alexei Michalichenko. C'era la percezione in noi che fosse l'anno giusto, nonostante il Milan di Van Basten e Gullit e Rijkaard, il Napoli di Maradona, Lemao e Carecca, la Juventus di Schillaci e Baggio, l'Inter di Matteus, Breme e Klinsmann. Insomma, avevano squadroni incredibili, però noi eravamo veramente forti. Ho marcato i più grandi giocatori che c'erano in Europa. Van Basten, poi c'era Maradona, che non era un attaccante, però faceva tutto. C'era Careca, c'era Zico, c'era Scuravi, Aguilera. Sono stato l'ultimo giocatore in Italia a marcare Maradona, perché dopo è stato squalificato. Era l'anno 91. E non la ricordo benissimo quella partita a Marassi, dove a fine partita ci scambiamo le maglie e fu una partita indimenticabile.
cosa succede in questo anno di diverso da quello che è successo negli altri anni in cui la Sampdoria si piazzava terza, quarta, quinta? Succede che questo gruppo è arrivato a maturazione, questi ragazzi che avevano 20 anni, 18 e che erano un po' ogni tanto altalenanti, avevano i loro alti e bassi tipici dell'età, hanno quasi tutti 25, 26, 27 anni e soprattutto fanno un patto. Questo deve essere l'anno buono. Ci siamo ritrovati tra di noi e abbiamo detto: ok, c'è qualche giocatore che viene tentato qualche altra squadra, però se quest'anno, cioè il 91, non riusciamo a conquistare uno scudetto, ognuno va per la sua strada. La stagione 90-91 era iniziata nel segno di Italia 90 e dei mondiali non vinti dall'Italia, ma che si erano soprattutto trasformati in grande delusione per Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i due simboli della Sampdoria, che pensavano di essere l'attacco titolare della nazionale di Azeglio Vicini e invece ebbero un ruolo di comparsa. La svolta però, anche nel segno dei due gemelli, ci fu con una grandissima vittoria a Napoli per 4-1. La Sampdoria sembrava volare, ma subito dopo arrivò una beffa atroce, la sconfitta nel derby contro un Genoa che mai, come quell'anno, era andato bene, tanto è vero che a fine campionato finì quarto con Bagnoli in panchina. E siamo stati contenti anche nella sconfitta nel derby col Genoa perdendo 2-1, che secondo me è stata la molla che ci ha fatto scattare qualcosa e da lì non abbiamo più perso e abbiamo iniziato in pratica a vincere. Fu il primo grande passo falso della Sampdoria, che ebbe delle conseguenze fino alla fine del giro d'andata. E qui sta la differenza tra gli scudetti non vinti degli anni precedenti e il tricolore della stagione 90-91. Perché la Sampdoria di solito partiva bene, ma poi aveva la sua crisi da cui non si riprendeva più. Invece, con un patto storico, suggellato da una cena il 17 gennaio del 1991, i giocatori della Sampdoria decisero che quella volta si dovevano riprendere. Decisero i senatori di fare una cena per guardarsi negli occhi e dirsi tutto quello che c'era da dirsi. Non uscimmo tutti con pacche sulle spalle, tutti sorridenti, però da quel momento lì poi in campo si vide il risultato di questo incontro, perché da quella partita lì poi iniziamo tutta una serie di vittorie e di risultati positivi che poi ci riportarono sulla retta via. Era un gruppo che sapeva diciamo gestire questi momenti negativi, perché ci sono stati anche litigi in campo, anche forti. L'anno prima, 89-90, in una partita con la Lazio, è successo un litigio tra me e Pietro Vierco, tra virgolette, poi sotto anche la Sud, la curva, che era piena. Quindi non ti dico, quando ho messo le mani addosso a Pietro, che mi aveva ripreso per un'uscita ritardata, io non ci ho più visto. E gli ho messo le mani addosso, quindi sinceramente abbiamo rischiato anche di prendere il rosso tutte e due. Litigata storica, ma era prima dello scudetto, qualche anno prima, quando abbiamo giocato a Firenze con la Fiorentina, gli ultimi minuti, no? E c'era una punizione al limite dell'area di rigore, c'era Vialli e Mancini che volevano battere questa punizione. Era passato già 30 secondi, litigava uno, litigava l'altro, sono arrivato io, ho cacciato un porta, ma un tiro da rugby che sarà andato 20 metri sopra la porta, e negli spogliatoi abbiamo litigato abbastanza forte, io e Mancini, tant'è vero che c'era l'arbitro Casarin, è venuto a separarci. Mancio era molto duro, Mancio gridava, sbraitava in campo e tanti giocatori non andava bene. Con Katanez ha litigato, con Mikhailichenko, con me, la lite con Roberto, è stato l'anno dopo lo scudetto, ad Ascoli, dicevamo abbiamo vinto 1-0, fatto l'uscita, poi ho ritardato dalla palla perché eravamo in difficoltà, stavamo vincendo, mancava poco, lui voleva la palla, non gliel'ho data, ha cominciato a insultarmi, ora io dopo anch'io l'ho insultato. Ci vediamo negli spogliatoi, siamo visti negli spogliatoi e auguri. Lasciamo stare. Ciabatte che volavano e poi dopo. Vialli e Roberto giocavano di punta, ma sai quante volte rompevano le scatole perché per 2 minuti non ricevevano palla, ma 2 minuti. Allora, era più Mancini che Vialli, che ritornava indietro, voleva palla, datemi qua di qua. Sai cosa dicevamo io e Tonino Cerezo?
Tonino, ti faccio Tonino, ma tu sta avanti, Maccio, sta lì che la palla prima o poi arriva, non rompere. Vujadin Voskov fu, secondo me, forse l'eroe, dopo Paolo Mantovani, principale di quello scudetto, perché fu colui che seppe completamente cambiare la mentalità della Sampdoria. Quando arrivò nell'86, la Sampdoria aveva concluso un campionato con una squadra molto forte, rischiando la retrocessione, perché lo spogliatoio era dilaniato, in lotte intestine. Lui cominciò con certi aforismi a dare una forza bestiale a tutti, uno per tutti. Vialli e Mancini non giocavano titolare, diventarono addirittura la coppia della nazionale, e siccome lui era stato a Real Madrid e si ricordava di una grandissima coppia, cominciò a dire: sono i nostri Sanchez e Butragueño. Nella stagione dello scudetto giocavamo con Pagliuca in porta, avevamo un libero che era il sottoscritto, poi avevamo due marcatori che erano Pietro Viercude e Mannini Moreno, avevamo a destra Attilio Lombardo, a sinistra Beppe D'Ossena, o quell'anno è arrivato anche Ivano Bonetti. Poi al centrocampo avevamo Fausto Pari, poi avevamo Zrečko Katanec e poi avevamo il grande vecchio. Grande vecchio perché non sapevamo quanti anni avesse, ma comunque Tonino Cerezo era l'uomo carismatico in campo e fuori, quello che comunque in qualsiasi momento era pronto a darti una mano, anche a volte quando è capitato per infortuni di non giocare, dalla panchina si sentiva più lui del mister a volte parlare. E poi davanti c'erano Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che erano un po' l'emblema di questa squadra. La formazione della Sampdoria la decideva sempre Vujadin Voskov, sempre. E ovviamente, visto che era un allenatore intelligente, ascoltava i pareri di tutti, quelli più vecchi, i giovani no. Noi in campo poi ci aggiustavamo, però quando, se lui si rendeva conto che quel tipo di aggiustarsi in campo era funzionare alla squadra, stai pur certo che non la cambiava. Quell'anno Mancini, Vialli, ma questo me lo raccontarono dopo loro, chiesero a Viercu di andare da Bosco, perché in una partita preferivano vedere in campo Cerezo invece di Katanec. Cerezo non doveva giocare. Allora, consulto tra di noi, Vialli, Mancini, Pari, io, e i ragazzi dissero a me: Pietro, sei quello più anziano, in effetti era il più anziano. Mi dissero: vai da Bosco e digli che deve giocare Tonino Cerezo. Andai da Bosco e Bosco mi dice: ah, se la squadra, il gruppo ha deciso che oggi debba giocare Tonino Cerezo, faccio giocare Tonino Cerezo. Andiamo negli spogliatoi, Bosco dà dai numeri e le maglie e mette in campo Katanec. Non solo Katanec, fa anche gol. Vincemmo 2-1, 2-0, non mi ricordo, con gol di Katanec. E da quel giorno io dice agli altri ragazzi: ragazzi, io non vado più a dire niente al mister, perché poi ha avuto ragione lui. Proprio l'anno dello scudetto è capitato proprio sotto questa panchina. Ovviamente per logica la panchina della Samp dovrebbe essere vicino alla gradinata sud. Però lui disse: perché io devo vedere tutta la partita con un signore che mi corre avanti e indietro, che era il guardialine, che mi disturba? Io voglio andare nell'altra panchina, al di là di quello che era la fede e tutto quanto, perché non voglio avere disturbi e via dicendo. Quindi è capitato sotto questa panchina che nella gara casalinga del, mi sembra che fosse il 30 dicembre del 1990, in un Sampdoria-Inter, succede che durante il primo tempo venga espulso Michalichenko, e a quel punto in inferiorità numerica Pietro mi guarda e mi dice: giochiamo uomo. Lui prese Klisman e io presi Serena, e quindi ce la giochiamo così, a uomo, con il mister che da qui continuava a urlare: no, tu vai dietro, e voleva abbassare Fausto Pari in marcatura, giocando col sottoscritto libero e quindi avendo un'inferiorità numerica a centrocampo. E dopo 10 minuti di continue urla ha capito che non avremmo cambiato situazione, ma soprattutto ha capito che non c'era pericolo. Allora si sedette nuovamente in panchina, insomma la vincemmo noi 3-0, 3-1 in inferiorità numerica. Una volta chiama Mancini, fa: Mancini,
sostituzione, ma ce ne fa. No, io non ho visto. Allora, è cambiato subito un altro. Vosco diceva, io non gioco a zona perché se dopo non so con chi prendermela. Quindi... Io gioco a uomo perché almeno so se vi fa gol il centravanti, me lo prendo con lo stopper. Se tu vai a vedere i filmati di quella stagione, ti rendi conto che quella era una squadra essenziale. Il palleggio era dedicato in funzione di straordinari finisseur, punte. Avevamo una capacità di percepire le situazioni enorme, eravamo efficaci, eravamo pratici, eravamo belli anche nello stesso tempo. Qualche passaggio e poi verticalizzazione, ma era, questo tipo di gioco era dettato anche dai protagonisti in campo. Se uno va a vedere i gol, le azioni di quella stagione, si rende conto che eravamo veramente molto pratici, quindi pochi fronzoli e una grande capacità di attaccare gli spazi, quindi quella era la nostra caratteristica. Solo che lo schema nostro non era partenza dal basso come fanno adesso, no? Lo schema nostro era palla a me, lancio lungo per i due, per Mancini e Viali. Roberto, l'anno della svolta ce l'ha proprio l'anno dello scudetto, perché intanto si presenta in ritiro che era più magro di 3 o 4 kg e non so nemmeno io come abbia fatto. Si allenava sempre davanti al gruppo, prima era sempre in fondo. Aveva un altro spirito, un'altra voglia, un'altra determinazione. Però da quando è arrivato Vialli, la sua furbizia qual è stata? Visto che lui non era così freddo davanti al portiere, mettersi al servizio di Vialli. Mi ricordo una volta una partita in casa contro il Pisa, praticamente Roberto dribbla il portiere, sotto la sud, può metterla dentro e la tocca lateralmente a Vialli che aveva accompagnato l'azione e Gianluca rimane come, ma come mai? Ma come mai non lo butti dentro? E poi la mise dentro Gianluca perché il ruolo che si era ritagliato Roberto era quello di assist man, di spalla di Vialli. Le partite della Sampdoria di quella stagione secondo me decisive sono state la vittoria a Roma contro la Roma con un gol, fortunatamente un gol mio, cross di Lombardo al fondo. Io arrivato da dietro, dato che non ero solamente un difensore ma partecipavo all'azione come ho detto prima, l'ho colpito neanche tanto bene di stinco e la palla è entrata in porta, abbiamo vinto 1-0 e quello già è stato un buon passo verso lo scudetto. Ma secondo me la partita decisiva è stata che a poche domeniche dalla fine del campionato andiamo a giocare a Milano con l'Inter, che era a pochi punti dietro di noi. Perdendo quella partita forse si sarebbe rimesso tutto in discussione. Quel 5 maggio del 1991 la Sampdoria si presenta a San Siro con 3 punti di vantaggio sull'Inter. Dobbiamo fare attenzione, si davano ancora 2 punti a vittoria. Fu una grande battaglia ed Ossena fu colui che segnò il primo gol ad inizio di ripresa che portò in vantaggio la Sampdoria. Le sogni quelle situazioni, io che poi sono nato a 100 metri da quello stadio, cioè fare gol in quella circostanza, in quel momento, insomma era una cosa che dopo mi ha riempito di gioia, perché fino alla fine insomma eri occupato e ti stavi occupando di altro, eri concentrato perché, ripeto, era una partita determinante per noi. Sì, è stata una partita quella assurda. L'Inter attaccava e noi colpivamo in contropiede. Le sensazioni che ho provato in quella partita non ho mai provato in nessuna partita di campionato. L'Inter era furiosa, nel primo tempo fu annullato un gol a Klinsmann che ancora adesso i nerazzurri sostengono essere regolare, non c'era il VAR, fu fuorigioco millimetrico. Nella ripresa attaccò molto e poi alla fine sfiorò il pareggio con un calcio di rigore battuto da Matteus ma neutralizzato da Pagliuca. Alla fine del primo tempo c'è un battibecco, insomma si mandano a spigolare Bergomi e Mancini, che ovviamente vengono espulsi entrambi. E quando l'hanno buttato fuori Roberto Mancini, io sono andato incontro per prenderlo, per portarlo via, perché dallo spogliatoio, per calmarlo un po', parlare. E siamo andati, in quel momento danno rigore contro la Sampdoria. Prendo Roby, entriamo in un piccolo magazzino che avevano loro, dove c'era una finestra che dava solo sulla porta e sotto la gradinata alla curva dell'Inter, no? E io gli dicevo, Roby, prima lo sento, glielo prende.
Robby glielo prende, ma no, no, Robby glielo prende, come tira, che ho visto che Pagliuca gliel'ha parato, allora ci siamo abbracciati e tutto qua. La Sampdoria rispose con un gol in contropiede di Vialli e nello scontro finale addirittura Pagliuca giocò tenendosi il braccio sinistro perché colpito da oggetti che arrivavano dalla curva interista. Questo per dare ancora un po' più di epicità a quel grandissimo trionfo che vide il presidente Mantovani alla sera piangere e per la prima volta al diavolo la scaramanzia pronunciare la parola scudetto in una trasmissione televisiva. Ma qual è il rapporto tra la Sampdoria e la città di Genova e soprattutto tra Paolo Mantovani e la città di Genova? È un rapporto un po' controverso perché in realtà il giorno dello scudetto vinto Paolo Mantovani viene intervistato da Gianni Minà negli spogliatoi del Ferraris e Gianni Minà gli dice: questa è una vittoria di Genova, presidente. La risposta di Mantovani è: no, no, esclusivamente una vittoria della Sampdoria, grazie. C'erano state polemiche perché lo stadio di Marassi, ristrutturato per i mondiali del 90, è stato ristrutturato in corso d'opera. La Sampdoria dovette giocare per 2 anni fuori da Genova alle Coppe Europee a Cremona. Abbiamo giocato le coppe con mezzo campo tagliato, hanno fatto giocare prima di costruire questo, c'era quello vecchio, col mezzo vecchio, per fare, non è stato aiutato da nessuno e ha fatto tutto da solo, ha fatto una squadra che ci ha fatto sognare da tifosi e da dipendenti, una persona splendida così e da ricordare tutta la vita e dedicare qualcosa di più grosso che una via di 2 metri per 3. Credo che quella sia stata l'anno, la conclusione di un percorso logico. È vero che c'erano società molto più importanti di questa, ma noi a differenza delle altre avevamo un fenomeno che stava seduto in tribuna, che era il presidente Mantovani, che si è creato, si è andato a cercare degli uomini, li ha messi assieme e li ha guidati e poi ha gestito perfettamente una società. Se pensate che i tifosi tengono in casa un ritratto di mio padre nelle cornici e mi mandano le fotografie ancora oggi, normalmente uno mette il beniamino, mette il giocatore. Loro hanno la foto di un presidente dopo anni, questa è una cosa abbastanza straordinaria. Il 19 maggio 1991, questa è la data da scolpire sulla pietra, la vittoria della Sampdoria contro il Lecce per 3-0. I giocatori della Sampdoria lo hanno sempre detto, abbiamo dovuto vivere una settimana ovattati quasi nella paura, perché il Lecce era già una squadra retrocessa, non aveva nulla da dire, però aveva fatto perdere lo scudetto alla Roma nel 1986 e quindi era una squadra che terrorizzava. Quindi coincidenza, qui al Ferraris sarebbe arrivato quel Lecce, che era retrocesso anche in quel caso. Quindi c'erano tante coincidenze e per fugare ogni dubbio, dopo mezz'ora 3-0 per noi. Ma la rete più importante fu quella del 2-0 di Moreno Mannini, uno che non segnava mai, era un difensore, aveva altri compiti. Paolo Mantovani disse poi, quando ha segnato Mannini, capì che era fatta. Io vivevo in Svizzera, non vivevo a Genova. L'ho organizzata per l'ultima di campionato e la penultima di campionato io non l'ho passata a Marassi. Quindi io ho vissuto lo scudetto alla radio da Ginevra. Adesso all'epoca le radio gracchiavano, non si sentiva bene. Però io mi ricordo perfettamente la voce di Ameri quando iniziava la goleada, no? La Sampdoria passa di vantaggio, Cerezzo dal limite dell'area di rigore. Attenzione, raddoppio della formazione sampdoriana, ancora con un tiro dalla distanza. Vialli tiro e la palla entra in rete. È stata una cosa immensa, gioia immensa e soprattutto portare a compimento una cosa che Mantovani desiderava da tanto tempo, riuscire a consegnargliela con i suoi ragazzi che lui aveva portato dall'83 fino al 91. E aveva conquistato qualcosa di incredibile che negli anni si attendeva un po', c'era andato vicino e comunque ha sempre detto che era felice quando arrivava a quinto, quando arrivava a terzo, tanti conoscono queste sue frasi. La verità, penso che la soddisfazione per un uomo di raggiungere quell'obiettivo che nessuno pensava possibile quando lo annunciò è stata unica. Non si sono aperti i cancelli perché giustamente il presidente non voleva, perché voleva godersi il momento. E quindi quando c'è stata una mini invasione di campo si ha chiamato tutti sotto
il finger, il tunnel, in attesa che quei pochi che erano entrati uscissero, perché lui giustamente diceva: io mi voglio godere il momento. E lì ognuno di noi, mi ricordo che avvicinandoci al presidente qualcuno diceva qualcosa. Io l'unica cosa che ho detto è stato questo: presidente, chi l'avrebbe mai detto 11 anni fa che avremmo vinto lo scudetto? E lui disse: hai ragione, parole sante.